70 anni di cultura corale, insomma, sono veramente tanti. E qui è nato tutto praticamente questo tipo, questa formula di incontro corale a livello europeo e poi mondiale è nata proprio ad Arezzo. Festeggiare il 70esimo, sì, è un evento veramente di straordinaria importanza. In questo momento lei come si spiega il successo che stanno avendo, che sta avendo la coralità? Beh, la coralità da sempre è stata espressione di una, diciamo, forma popolare di incontro, ma poi, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, il livello dei cori si è alzato tantissimo perché c'è stata una straordinaria comunione tra chi scrive musica, quindi livello di competenza dei compositori, chi dirige i cori, che è sempre più formato a livello professionale e quindi ha sempre più competenze per lavorare sulla vocalità e sull'insieme, e di conseguenza anche sul livello dei cori, che è cresciuto in maniera esponenziale. Ci racconta questo 70esimo polifonico. Cosa farete? Allora, la prima cosa che faremo è ridar vita agli incontri dal vivo, perché comunque in questi ultimi 2 anni con la pandemia c'è stato un grande stop alla musica corale. Finalmente quest'anno possiamo riprendere non solo sotto forma di festival, ma sotto forma di concorso. Abbiamo ben 13 cori iscritti che vengono da varie parti del mondo, oltre ai concerti serali. Oltre al concorso con le esibizioni dei cori nelle varie sezioni di musica profana, musica sacra e il repertorio obbligatorio, avremo 2 convegni, uno dedicato a Franchino Gaffurio nei 500 anni della sua morte, dedicato alla sua figura sia come teorico che soprattutto come compositore, con un concerto serale dedicato alle sue musiche fatto dall'ensemble Odecaton, guidati da Paolo Dacol. E poi al seminario e alla tavola rotonda su Gaffurio avremo un convegno domenica 28 sul cecilianesimo. Il concerto di chiusura del polifonico sarà sabato sera con il coro giovanile italiano e come sempre tradizionalmente il venerdì, cioè la vigilia dell'ultima sera, in Fortezza Medicea avremo i cori che fanno il Festival di Canto Popolare e una sorpresa per gli aretini, una commissione data appositamente ad un complesso strumentale e un complesso vocale per festeggiare un'altra grande ricorrenza, perché quest'anno è il 60esimo anno della fondazione ufficiale dei Fab Four, cioè dei Beatles.